Però io sono molto critico con me stesso. Amici del Fantasy, parliamo adesso di letteratura, lo facciamo in compagnia di Francesco Falconi, che è l'autore di Purple Rose, ma non solo. Francesco, partiamo da questo romanzo, che cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, questo è Purple Rose, è un romanzo di genere fantasy. Adesso sono qui al Fantasy Day proprio per, diciamo, in qualche modo parlare di una parte della letteratura che io scrivo, che è quella della letteratura fantastica, con la quale ho iniziato a scrivere quando avevo 14 anni fino ad oggi. Anche se mi sono spostato su altri generi, diciamo, il fantastico è sempre una parte, diciamo, del mio cuore. Purple Rose è una riedizione di un vecchio libro del 2011, che ho pensato appunto che potesse, diciamo, in qualche modo tornare in libreria in nuova veste. È una storia che parla dell'antitesi tra angeli e demoni, ma in generale parla un po' di quella che è la dicotomia tra il bene e il male, quindi in un certo senso un po' quello che sono i cardini poi della letteratura fantastica, perché per me non esiste mai il bianco e il nero, ma esistono sempre delle sfumature di grigio. E all'epoca questo libro si chiamava Nemesis, l'ordine dell'Apocalisse, pubblicato da Castelvecchi, se non che questa riedizione, quando io l'ho rivisto, essendo un libro di 11 anni fa, l'ho percepito un po' distante da come scrivo oggi. Quindi, diciamo, ci sono state molte correzioni, molti adattamenti, nuovi capitoli scritti, e a questo punto ho deciso anche di cambiare il titolo e darmi una nuova veste. Francesco, quando penso a te penso al concetto di scrittura trasversale, perché tu attraverso i generi, ma soprattutto attraverso questo romanzo in particolare, ci ricordi quanto sia importante, uno, riscrivere un testo e due, consentimelo, non innamorarsi di quello che è stato scritto, perché tutto può essere messo in discussione. Assolutamente, no, io sono molto critico con me stesso, generalmente non rileggo mai i miei libri una volta che sono stati pubblicati, tranne in questi casi, e infatti ecco il risultato, che poi lo riscrivo totalmente. Ho bisogno dell'editor che mi dice stop, fermati, perché poi secondo me andare a correggere troppo alcune volte si può anche peggiorare, quindi non è, diciamo, sempre molto positivo. Per me scrivere è sempre una sfida. Ogni libro per me rappresenta una sfida, non voglio mai essere in qualche modo uguale a me stesso, ed è per questo che poi mi sono mosso anche su altri generi, perché dopo aver scritto tanta letteratura fantastica mi sono trovato, diciamo, a poter provare altri generi, quindi tra cui anche la letteratura, diciamo, il mainstream e addirittura anche il romanzo storico. Pensa, è una cosa che io ho sempre detto, non scriverò mai thriller, e a fine anno uscirà il mio piccolo thriller, quindi pensa quanto posso essere affidabile. Ti chiedo Francesco, è una scrittura comunque che dà molta importanza al dialogo, questo mi fa pensare che comunque i tuoi libri possano essere trasposti tranquillamente al cinema oppure trasformati in serie televisiva. Ti chiedo, quando approcci a un lavoro, guardi oltre oppure ti godi e ti concentri semplicemente sulla storia? No, non penso mai, questo libro lo scrivo affinché possa diventare un film, anche perché sarebbe, diciamo, molto ambizioso, specialmente in Italia. Comunque no, non ho, sono anche onesto, non penso neppure a ciò che i lettori si aspettano da me. Scrivo ciò che mi sento, altrimenti diventerebbe qualcosa di artefatto, qualche cosa di costruito e non reale. È capitato che per Muses, un mio sempre libro di genere urban fantasy, new adults, edito Mondadori, è stato opzionato per i diritti da Ermanno Olmi, qualche anno fa. Hanno provato per vari anni, poi purtroppo non hanno trovato i fondi. Però ecco, diciamo, come dici tu, può succedere che i libri vengano alcune volte opzionati sperando di poter fare un film, una serie di film. Nel tuo vocabolario sicuramente una parola che è sottolineata è la parola gavetta, perché appunto dicevi, parlavi dell'esperienza con Mondadori, però c'è anche tanta editoria piccola e media, ma questo chiaramente è una classificazione solo di natura editoriale, la necessità per un autore di confrontarsi anche con piccole realtà dove comunque si ha la possibilità di, insomma, di prendere parte a progetti ambiziosi. Ma l'importante secondo me è che un libro alla fine sia un prodotto onesto, sia un prodotto di qualità che possa arrivare al lettore, per cui io, insomma, se tu vedi, io ho scritto veramente per tante case editrici, non provo affetto alle case editrici, nel senso non è che mi devo portare dietro a vita, ovviamente lavoro in maniera professionale, alcune volte specialmente nelle piccole realtà o con l'editor si instaurano dei bei rapporti, però per me la professionalità è soprattutto verso chi legge le mie storie e l'onestà verso me stesso. Prendo a pretesto la parola fantasy day, anzi il concetto di fantasy day, lo trasformiamo in italiano, giorno della fantasia, fantasia che è indispensabile per un autore, ma nel tuo zaino idealmente che cosa non può mancare?
Come intendi? Come... strumenti del mestiere. Ah, strumenti del mestiere, quando scrivo. Sì. Ma innanzitutto scrivere è un po' un'attività, diciamo, un po' allenante, nel senso devo stare solo, devo avere un po' il mio ambiente, devo chiudermi nella mia musica, e quindi diciamo ho bisogno un po' dei miei strumenti affinché io possa scrivere in maniera, diciamo, corretta. Quando e come ti ritroveremo in libreria? Ci hai anticipato qualcosa questo thriller? A questo punto siamo curiosi, vogliamo saperne di più. Allora, innanzitutto Porco Rosso uscirà il 10 luglio, perché è stato prima un'anteprima alla Feria del Libro di Torino, poi al Fantasy Day, e uscirà in libreria il 10 di luglio. Dopodiché uscirà probabilmente in libreria anche uno spin-off che per adesso è uscito solamente in ebook, dei Diari degli Immortali, che è uno spin-off di Diritto Immortale pubblicato con la Corte Editore, in cui è una commissione tra un personaggio storico, la Tuba Indians, la quale ha partecipato, quella è stata la Caccia delle Streghe e la Caccia delle Streghe di Salem del 1692, quindi una commissione tra storia e leggenda. E a fine anno dovrebbe appunto uscire un mio piccolo thriller, in cui, diciamo, in qualche modo, un piccolo thriller intendo perché è un romanzo breve, non sarà un romanzo un mattone, però anche questo con una commissione del romanzo storico, perché mi sono un po' avvicinato a questa tipologia appunto di narrazione, in cui il thriller si fonderà con la narrazione degli ultimi giorni di Virginia Woolf. Non vediamo l'ora di tornare a leggerti, soprattutto devi tornare a trovarci. Grazie a tutti. Grazie.